questi luoghi troveremo prodotti di una certa importanza per gusto, per tradizione, per bellezze paesaggistiche, per castelli, per borghi che sono rimasti intatti con i loro profili, con i loro ricordi, con a volte i silenzi anche di questi vicoletti che oggi diventeranno così rianimati, perché in questi vicoletti ci saranno storie raccontate in mille modi, attraverso anche un teatro così vissuto all'interno di questi luoghi. Vedere un territorio che è intatto, un trattore che racconta il suo passato attraverso i segni della storia, i segni del patrimonio culturale che ancora riusciamo a conservare. Deve essere per tutti, diciamo così, un grande momento di rilancio proprio di questo territorio. Noi crediamo che questa è la strada giusta, è un momento favorevole che abbiamo colto insieme all'Università Sursu Benincasa, assieme ai tanti che si sono comunque prodigati perché questo progetto andasse in porto, che io in questo momento ringrazio e che speriamo possa portarci verso quegli obiettivi che ci siamo prefissati, con l'augurio che per tutti sia l'avvio di un processo autentico, un processo vero, per Zungo, per Valle Saccadea, ma per tutti quanti questi comuni di cui parlavamo prima, della rete, perché in questa rete ci sono progetti diversificati di valorizzazione del territorio, dei boschi, di sentieri, cioè un progetto che guarda anche all'Europa, quindi non si ferma dentro i confini della Campania, ma che offrirà grandi opportunità a un turismo che può venire dai confini europei, ma anche forse anche dalle Americhe, con cui ci siamo recentemente legati attraverso i borghi, attraverso la rete di prodotti agricoli che abbiamo in qualche modo così fatto in modo che avessero un riconoscimento di qualità e quindi filiere che ormai sono aperte verso l'America.